L'area marina protetta di Portofino, istituita nel 99, circonda su tre lati il promontorio di Portofino e ha l'obiettivo di valorizzare un paradiso naturalistico strettamente legato al parco di Portofino. Insieme ai tre comuni di Camogli, Portofino e Santa Margherita, è gestita dalla provincia e dall'Università di Genova. L'area è suddivisa in tre zone, con livelli di protezione progressivi. Nella zona A, presso Cala dell'Oro, vige un livello di protezione totale, non si può nemmeno fare il bagno. Nell'area B e nella C, il numero di attività consentite è via via crescente, ma comunque ci sono regole molto rigide. Lo specchio di mare antistante i tre comuni è frequentatissimo. Nautica da diporto, 11.000 ormeggi nel 2012, immersioni di sub, 40.000 tuffi lo stesso anno, e pesca ricreativa. E poi ci sono i pescatori professionisti. Tutta questa intensa frequentazione deve essere ovviamente controllata per far rispettare i numerosi limiti e divieti in vigore nell'area. È un'area marina protetta, tra virgolette, denominata metropolitana, perché siamo vicini a grosse città e quindi è molto fruita da diversi utenti. Noi dobbiamo quindi effettuare un monitoraggio per quanto riguarda i vari utenti diportisti, quindi la nautica da diporto. Adesso c'è un monitoraggio molto dettagliato in collaborazione con ARPA e l'Università di Genova per quanto riguarda le navi da crociera, ma soprattutto anche per quanto riguarda il prelievo, quindi la pesca professionale e ricreativa, che è regolamentata nell'area marina protetta ma è consentita con determinate, diciamo, regolamentazioni, e poi anche la subacquea. Comunque Portofino è famoso soprattutto per i propri fondali e quindi dobbiamo controllare e monitorare i vari fruitori che vanno sott'acqua per avere una regolamentazione su e mantenere elevato il pregio dei nostri fondali. Anche la Polizia Provinciale è coinvolta nell'area marina protetta, tant'è vero che qui siamo su un gommone della Polizia Provinciale che effettua quasi quotidianamente monitoraggi dell'area. Sì, il gommone in realtà ce lo lascia in gentile concessione l'area marina perché è di proprietà dell'area marina, però è vero che è adibito proprio al servizio di controllo della, diciamo, dell'attività svolta da tutti coloro che fruiscono dell'area marina, quindi sia diportisti che pescatori che subacquei. E noi da quasi 12 anni collaboriamo tutte le estati per fare, diciamo, vigilanza rispetto a questo tipo di attività. Poi facciamo anche altri tipi di attività, prestiamo soccorso a volte alle imbarcazioni in avaria, addirittura a volte purtroppo anche a persone che si sentono male. Naturalmente però, accanto ai controlli e ai monitoraggi, è importante per i gestori dell'area anche valorizzare e promuovere turisticamente la straordinaria bellezza dei fondali, meta di così tanti appassionati del mare. Oltre, diciamo, ai normali Deplian e al nostro sito istituzionale, si è deciso appunto di creare un'applicazione sia per iPhone che per iPad. Nei normali, diciamo, Deplian adesso saranno presenti i QR code e il prima possibile anche sui cartelli presenti nell'area marina protetta saranno presenti i QR code che tramite iPhone e iPad con foto è possibile scaricare gratuitamente l'applicazione. Nell'applicazione sarà possibile vedere anche da lontano l'area marina protetta e soprattutto i fondali, perché i fondali non sono fruibili per tutti, cioè i subacquei possono vedere bene cosa c'è sott'acqua, ma anche, diciamo, un normale utente interessato potrà vedere i filmati dei fondali tramite l'applicazione per iPad, che ha uno schermo molto più grosso, e vedere proprio tramite lo schermo i vari organismi con brevi spiegazioni di cosa c'è, cosa non c'è e naturalmente descrizioni dell'area marina protetta stessa. Fra le varie iniziative di comunicazione, la MP ha anche girato una parodia di un famoso spot di Dior girato a Portofino, intitolandolo I Found My Love in AMP Portofino. Un target particolare, ma su cui l'area punta molto, sono i bambini. Insieme al Ministero dell'Ambiente e alle altre 29 aree marine protette, è stata realizzata un'operazione di co-marketing con la Rainbow, l'azienda produttrice delle Wings, che ha portato in roadshow le fattine amate dalle ragazzine in tutte le aree marine protette italiane e le aree nelle scuole. È poi stato realizzato un portale per visitare l'area marina di Portofino giocando.
La nostra attività divulgativa si rivolge soprattutto ai più piccoli, quindi ai bambini delle elementari e delle scuole medie, e è un progetto di quest'anno la creazione di un portale che si chiama Gioca Natura, e realizzato in collaborazione col Parco Terrestre di Portofino. Ed è un portale accessibile sia a grandi che piccini, dove all'interno ci sono diversi giochi che uno può fare come passatempo. Si sta cercando, partendo dall'area marina protetta di Portofino, ma di realizzare un qualcosa che possa essere utile a livello nazionale, quindi in modo che tutte le aree marine possano fruire di questo portale, caricando il proprio materiale sul portale stesso. Naturalmente, l'area marina protetta di Portofino ha anche un valore scientifico. L'Unione Europea ha finanziato con 1,7 milioni un progetto per monitorare la colonia di delfini nell'area e per studiare le interazioni dei natanti con gli stessi delfini. In cima a due grandi boe, che sono ancorate al fondo marino con cavi d'acciaio di 90 metri, sono stati infatti montati degli idrofoni, che registrano tanto i sibili dei delfini che i diversi rumori dei motori nautici. Il progetto è volto alla protezione e alla salvaguardia dei delfini costieri, i cosiddetti tursiopi, e abbiamo scelto come area questa davanti al promontorio di Portofino perché è un'area molto frequentata sia dai delfini che dalle imbarcazioni. E le boe che abbiamo installato servono per ascoltare i fischi dei delfini e mediante questi riuscire a localizzarli in modo tale che poi chi si trova nell'area è cosciente, informato della presenza di questi animali e quindi può evitare di arrecare danno o disturbo agli animali stessi. È un progetto volto a realizzare una convivenza degli uomini e dei delfini in modo tale che entrambi possano usufruire di questo braccio di mare stupendo che ha la nostra provincia.